Buongiorno a tutti, ci siamo collegati in diretta questa mattina per commentare eh, la notizia arrivata come un fulminaccio e sereno dalla, dalla pallacanestro Varese, che ha comunicato questa mattina di aver esonerato l'allenatore. Per approfondire quello che eh, finora sappiamo di questa vicenda, ci colleghiamo con Damiano Franzetti, il nostro responsabile della redazione sportiva che ci racconta proprio appunto gli ultimi sviluppi, che cosa ha portato a questo punto e che cosa ancora non sappiamo magari. Damiano, a te la parola. Ciao Tommaso, grazie, grazie della, della linea. Buongiorno a tutti. Eh, ci siamo lasciati ieri sera molto tardi con gli articoli che parlavano naturalmente della sconfitta della Pallacanestro Varese contro Allianz Trieste per 76 e 92 e ci siamo ritrovati questa mattina con eh, un comunicato stampa stringato da parte della società biancorossa. Che, appunto, come ha anticipato Tommaso, e come forse avrete già letto su Varese News, ha esonerato Johan Kers, l'allenatore a. Arrivato esattamente tre mesi fa dopo l'esonero di Bertemati, che con eh, appunto il suo arrivo aveva letteralmente svoltato la stagione di pallacanestro Varese, passata dall'ultimo posto fino ad accarezzare la zona playoff. Una magia che si è un po' bloccata nelle ultime partite, con eh, queste sconfitte: quattro sconfitte, di cui tre interne, eh, dell'ultimo mese, che hanno assolutamente complicato la vita di una squadra che. Deve assolutamente salvarsi, deve vincere almeno una partita. Da qua alla fine ne mancano quattro, eh, e però dovrà farlo senza appunto eh, l'allenatore olandese sulla panchina per via di questa decisione presa in mattinata, davvero shock, davvero ci ha lasciati senza parole. Eh, Nell'articolo che abbiamo eh, man mano aggiornate che trovate nella, in apertura di Varese News, abbiamo provato a ricostruire quanto è successo ieri sera durante la partita soprattutto perché eh, abbiamo notato subito minutaggi strani e comportamenti eh, abbastanza eh, appunto strani, sorprendenti soprattutto sull'utilizzo eh, di Justin Reyes eh, messo in campo per un totale, ve lo dico perché ho qua le statistiche di eh, appena due minuti e 0,6 con eh, due ingressi in campo e immediatamente eh, l'imbullone alla panchina da parte del giocatore eh, di Boston eh, una gestione che ha lasciato abbastanza sorpresi come addirittura nel finale è stato messo in campo per qualche secondo il giovanissimo Veilunzau quando c'era da eh, proteggere una differenza canestri con Trieste che poi è finita in parità di 16 rispetto alla partita dell'andata insomma delle situazioni che già subito durante e dopo la partita ci avevano colpito e di cui tra l'altro è stato chiesto conto soprattutto quella su Reyes in conferenza stampa ma eh, poi, nelle ore successive e soprattutto questa mattina alla notizia dell'esonero, sono emersi altri particolari. Io riporto un paio di frasi che chi era vicino alla panchina di Varese ieri sera ha sentito distintamente durante i time-out della partita, frasi abbastanza insultanti nei confronti una di Caruso e una di, dello stesso Reyes you produce shit, ripetuto più volte eh, non vi faccio la traduzione ma la trovate nell'articolo eh, appunto questa era quella data a Reyes frasi che però da sole eh, tutto sommato eh, non possono giustificare un esonero. La società ha parlato di condotta eh, diversa rispetto ai principi del club eh, nel momento dell'esonero e a quanto pare anche durante l'intervallo eh, questo... Questo arrivare ai ferri corti con i giocatori in maniera molto pesante, probabilmente anche insultante e reiterata, ha evidentemente eh, fatto prendere la decisione alla società, lui, Scola, Mike Carceri, credo anche a Totto Bulgheroni, eh, nella notte. La decisione è stata comunicata questa mattina. Per cui, a quanto possiamo eh, ricostruire noi giornalisti con le nostre fonti, questa mattina la motivazione dovrebbe essere quella. Ripeto, lo dice anche la società in un certo senso, però. Ecco, non, non, non si addentra ulteriormente nelle spiegazioni eh, quanto è successo a livello di rapporti personali evidentemente eh, è stato decisivo eh, è una situazione già vissuta nel settembre 2020 quando venne allontanato Attilio Caia con delle motivazioni molto simili al suo posto arrivò eh, Massimo Bulleri eh, e anche in quel caso si, si parlò abbastanza apertamente fu Toto Bulcheroni addirittura a intervenire in prima persona quella volta per spiegare come eh, i rapporti umani non possono eh, superare certi limiti, al, neanche all'interno delle quattro mura sigillate di uno spogliatoio sportivo. A quanto pare siamo arrivati alla stessa situazione. Il problema è che eh, Varese deve giocare ancora quattro partite. Eh, il calendario che era obiettivamente... Abbordabile fino a 3-4 partite fa, si è fatto complicatissimo perché ora rimangono tre gare contro squadre della zona alta della classifica e poi quello che rischia di essere uno spareggio terribile contro la Fortitudo a Masnago tra eh, due domeniche. La squadra è stata affidata ad Alberto Seravalli, che lo ricordiamo, è partito eh, quest'anno come secondo assistente di Adriano Vertemati poi i problemi di salute hanno allontanato Vincenzo Cavazzana che era il primo assistente del, del capo allenatore, quindi Saravaglia era diventato il vice prima di Vertemati e poi di Royekers, aveva anche allenato in prima persona la prima partita contro Venezia quando Royekers era già Stato annunciato come nuovo allenatore, ma non poteva ancora sedere in panchina perché eh, era atteso dall'esame del Comitato Nazionale Allenatori, superato nei giorni successivi. Con Alberto Seravalli, io credo ci sarà anche Matteo Iemoli, una figura eh, fissa nello staff tecnico eh, di questi anni lui è. Teoria, il, in teoria scusate in pratica è responsabile scouting ma già nell'ultimo periodo eh, ha, è tornato a sedersi in panchina come ha fatto negli anni precedenti quindi presumibilmente saranno loro due a dirigere eh, l'allenamento da oggi e, e poi la partita la prossima che è subito è già nel sabato santo nel pomeriggio del sabato santo a Casale Monferrato contro la Bertram Dertona Tortona che proprio ieri, tra l'altro, giusto per non farci mancare niente, ha battuto Brescia che veniva da una serie di vittorie: di 14 vittorie consecutive. Questo per dirvi eh, insomma, il livello di difficoltà che troverà la Open John Metis sabato pomeriggio in campo contro una squadra che, tra l'altro, schiera due ex come Chris Wright e come eh, Tyler Kane nel suo asse play-pivot. Eh, due giocatori, sicuramente rimpianti a Varese, che a Varese. Eh, Rai per pochi mesi, Kane per due stagioni hanno, hanno dato un bel contributo. Eh, vedremo, ehm, adesso mi stanno naturalmente il telefono è bollente in questi, in questi momenti, eh, la società non ha rilasciato altre dichiarazioni, naturalmente ho cercato di contattare uno degli altri dirigenti biancorossi, rossi non, non è stato per il momento possibile, non escludo che eh, comunque il club voglia... Ampliare il discorso. Eh, anche perché, evidentemente, la spiegazione data mi sembra assolutamente risicata. Insomma, l'abbiamo interpretata, penso in maniera corretta, però sarebbe eh, giusto capire anche da scuola stesso, da, da Arcieri. Eh, quali sono le motivazioni eh, ufficiali di questa rescissione che insomma eh, ci cioè, siamo stati come ho detto eh, davvero davvero sorpresi anche perché tra le altre cose Varese con eh, la sua politica eh, recente aveva accumulato o risparmiato mh, parecchi soldi tra le cessioni, i buyout incassati e via dicendo. Eh, però in questo momento si trova ad avere a Libro Paga sia Adriano Vertemati sia Johan Royakers, è chiaro che magari con la fine della stagione entrambe rescinderanno resci, 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 il contratto, però insomma eh, per una società che non ha certamente risorse ampie dal punto di vista finanziario anche avere eh, questa situazione con due allenatori sotto contratto che non allenano diventa, diventa complicato, anche perché tra l'altro credo che Seravalli debba avere un aggiornamento di contratto, ma di questo eh, chiederemo conto perché... È non, non sono così dentro nelle questioni burocratiche. Diciamo così. Tommaso, se c'è qualche domanda che nel frattempo arriva. Ma ci chiedevamo un po' con l'arrivo del coach, c'era stata un po' una svolta della stagione. Però lui stesso aveva dichiarato di vedere una squadra un po' stanca. Eh, questa è la percezione che si ha anche da osservatore, eh, e a che punto siamo. Sì, indubbiamente, onestamente che la squadra fosse stanca. A me era sembrato già in precedenza, non soltanto nelle ultime partite e anche nelle vittorie di Napoli e Brindisi, non era certamente Lopez Giorgetti brillante. Che ha saputo espugnare Venezia, spugnare anche eh, Trento e Reggio Emilia e Bologna contro Reggio Emilia. Sicuramente eh, il dispendio di energie messo in campo ogni, ogni serata, ogni partita dalla squadra è alto, perché comunque i giocatori devono eh, colmare in questo modo un gap tecnico e un gap fisico contro più o meno tutte le altre squadre affrontate. Perché eh, secondo me. Royakers e la sua squadra uniti hanno fatto veramente i miracoli e l'abbiamo detto a più riprese. Eh, L'allenatore olandese è arrivato con Varese che aveva sei punti in classifica dopo 13 partite. Ora potrei sbagliarmi ma mi pare che proprio che lo score fosse questo ed era ultima da sola e, e ampiamente condannata a essere la prima retrocessa del campionato. Ora Varese ha ancora un tesoretto di punti dato proprio da questa svolta arrivata con l'arrivo di Johan Royakers. Che portava in dote, tra l'altro, anche alcune stagioni eh, con la prima squadra allenata in Germania, che non era una squadra di alto livello, perché poi Royakers è stato. Al Bamberg, che è una squadra sicuramente da, da playoff eh, tedeschi. Però, nella prima esperienza tedesca con la sua prima squadra ha prima, la prima portata in Serie A e poi l'ha salvata per diverse stagioni. Questa era stata una delle motivazioni che Royaces aveva eh, portato quando era stato presentato da Perfetto Sconosciuto del campionato italiano, dicendo che appunto aveva già esperienze di questo genere sui bassi fondi della classifica, e appunto, era sembrata ed è stata. Non era sembrata perché parliamo di, di risultati concreti, una mossa. Devastante per il campionato italiano, Roy che si è finito su tutti i giornali eh, sportivi e non solo. Mi ricordo anche un'intervista al Corriere della Sera in cui eh, presentava la sua filosofia. È stata una vera notizia, una vera presenza deflagrante per la Serie A italiana. Un allenatore, ripeto, di fatto sconosciuto, che aveva portato principi diversi e soprattutto aveva avuto il coraggio di mettere in campo giocatori eh, come Matteo Librizzi, il migliore ieri sera con 13 punti. E il 100% al tiro, eh, giocatori che fino a quel momento non avevano praticamente mai messo piedi in Serie A per la giovane età, per l'inesperienza e per le scelte fatte dagli altri allenatori che preferirono loro anche, giustamente, insomma, anche eh, normalmente eh, uomini più esperti. Ecco, Roy Akers ha, ha dato una, un ruolo da titolare a Librizi, classe 2002, paresino puro Sangue, ha dato minuti importanti a virginio classe 2003 ha rimesso in campo caruso nonostante i suoi infortuni eh, ha avvallato l'acquisto di thomas voldetensai che di anni ne ha 24 ma era di fatto, al, a, non di fatto era all'esordio in serie a quindi ha davvero scombussolato i canoni eh, delle squadre che siamo abituati a vedere nel massimo campionato specie di quelle squadre come varese della parte bassa della classifica ecco è veramente spiacevole che tutto questo si sia rotto improvvisamente eh, con Varese, che ha sprecato i tre match ball salvezza contro Pesaro, Treviso e ora Trieste. È spiacevole perché era diventata una stagione divertentissima da seguire: non soltanto per i risultati, eh, avevamo perso anche la partita contro la Virtus di un solo punto e anche ieri sera la squadra è uscita comunque tra gli applausi perché non ci si dimentica del cammino di questi tre mesi assolutamente è chiaro però che se è arrivata una decisione del genere è qualcosa di grave è successo nello spogliatoio nei rapporti con i giocatori presumibilmente anche con la dirigenza vedremo io a questo punto mi aspetto che la società eh, dica qualcosa e convochi una conferenza stampa aspettiamo aspettiamo appunto in queste ore se, se succederà qualcosa e poi Naturalmente poi ci rivedremo, ci rileggeremo da Casale Monferrato sabato con la nostra consueta diretta per raccontare la partita contro la Bertram Portone. Grazie Damiano allora per questo ricco punto della situazione, non ci resta che rimandare ai nostri lettori eh, la lettura degli articoli per gli eventuali sviluppi che già hai anticipato quali potrebbero essere, quindi grazie a tutti eh, per questa mattina, arrivederci. Grazie Tommaso, grazie a voi.